Russo Calcio non riesce a tornare alla vittoria, fermando comunque il Pisano con un pirotecnico 2-2 nell'incontro andato in scena domenica pomeriggio a Luigi Averna di Torre Archirafi. Un punto buono per muovere la classifica, viste le tante assenze per i ripostesi, che nonostante le difficoltà riescono a portarsi per ben due volte in vantaggio. All'ottavo minuto è Belfiore a far esultare i tifosi locali. La gioia dura poco, col primo pareggio degli ospiti siglato al 20° da Sciacca. Nella ripresa i ragazzi di Musumeci vanno nuovamente in vantaggio al 61° con Finocchiaro e vengono definitivamente raggiunti a 10 minuti dalla fine da Ventura. L'allenatore della Russo Calcio esprime contentezza per i rientri di Salvo Pappalardo e Finocchiaro, con lo rammarico però di non essere riusciti a blindare il risultato. Beh, diciamo che la partita sicuramente ci lascia tutta una serie di considerazioni positive, partendo dalla prestazione globale dei ragazzi, per arrivare al rientro in campo dal primo minuto di due elementi molto importanti come Salvo Pappalardo e Marco Finocchiaro, che sono stati autori di due prestazioni assolutamente eccellenti, passando poi per le trame di gioco che per larghi tratti sono state quelle che vorrei vedere tutte le domeniche da parte dei miei ragazzi. Mi lascio un po' l'amaro in bocca il risultato finale, che tutto sommato è giusto, ma solo e esclusivamente per il fatto che siamo stati due volte in vantaggio e probabilmente con un pizzico di attenzione in più, con un pizzico di malizia in più, potevamo far nostra l'intera posta in palio. Diciamo che sta passando probabilmente il periodo terribile, stiamo cominciando a recuperare gli infortunati. Sabato ci attende un impegno complicatissimo a Taormina contro la capolista e poi diciamo che la sosta sarà ciò che ci serve in questo momento per poter riassemblare l'organico.